Direi che in questo momento il virus dimostra che sta circolando moltissimo sul territorio. È chiaro che a fronte di un numero considerevole di casi, direi a un aumento esponenziale dei casi, fa riscontro anche un aumento di pressione a livello dell'ospedale. Parliamo del numero dei ricoverati che sono in lieve aumento, anche se il numero è sempre contenuto. Stamani siamo sui 35 ricoverati, in terapia intensiva sono ricoverati 6 pazienti, un numero che ancora non crea grossissimi problemi nella gestione, però se dovesse aumentare dovremmo cominciare a chiudere anche a aree no Covid. Si tratta di pazienti vaccinati o non vaccinati? Possiamo dire che in linea generale in terapia intensiva prevalgono nettamente i pazienti non vaccinati. Su 6 mi pare che siamo 4 a 2, cioè 4 non vaccinati e 2 vaccinati. In linea generale, nella maggior parte dei casi, tranne qualche veramente eccezione, sono pazienti di età più avanzata e sono pazienti con comorbidità. Mentre nei reparti di degenza possiamo considerare circa un 50% di vaccinati e un 50% di non vaccinati. Come la dobbiamo interpretare? Il 90% della popolazione è vaccinata e possiamo dire che fornisce all'ospedale il 50% dei pazienti. Il 10% della popolazione, grosso modo, non è vaccinata e fornisce un altrettanto 50%. Credo che mai come oggi è fondamentale il senso di responsabilità di ognuno, ossia la mascherina, in particolar modo meglio la mascherina FFP2, anche, soprattutto, anche all'aperto, ma soprattutto nei luoghi affollati, il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani. Che le chiedo mai come ora che siamo vaccinati, quali sono le prospettive, che cosa vede davanti? Dico mai come ora perché il virus attualmente circola moltissimo e quindi è molto facile incontrare il virus, no? Basti pensare al numero dei contagiati che abbiamo oggi, quindi è un virus con cui possiamo facilmente entrare in contatto.